nella storia dell'architettura è stato un monumento davvero rivoluzionario che noi ora cercheremo di scoprire perché è pieno di sorprese. In antichità i templi sono sempre stati fatti per essere visti dall'esterno. Erano belli, imponenti, ma era anche impossibile per la gente entrare dentro. L'interno era sacro e riservato solo ai sacerdoti, agli officianti, eccetera. Con il Pantheon invece si capovolge questa concezione. Il vero scopo di tutto il progetto infatti non era l'aspetto esterno, che è sì imponente, ma l'ambiente interno, che è spettacolare. Insomma, è come se si rigirasse un guanto. Non era mai accaduto prima in edifici di queste dimensioni. Oggi il timpano è vuoto, ma al tempo dei Romani c'era un alto rilievo, tutto di bronzo, che descriveva la battaglia tra i giganti e le Amazzoni. Anche il soffitto del pronao era di bronzo, ma fu fatto strappare dal Papa Urbano VIII nel 1632. Era un Barberini e in effetti è famoso il detto che quello che non fecero i barbari a Roma lo fecero i Barberini. Il bronzo però non andò perduto, ma servì per fare un capolavoro del Bernini, il famoso baldacchino che sovrasta l'altare papale al centro della Basilica di San Pietro. Le sue colonne a spirale sono alte 20 metri. Per entrare nel Pantheon bisogna superare una piccola selva di enormi colonne di granito. Ce ne sono 18 e sono di due tipi, di granito grigio e di granito rosa di Aswan, cioè vengono dall'Egitto. Pensate che trasporto! Superata questa piccola foresta di enormi colonne si arriva a un'altra struttura eccezionale. È un portone di bronzo enorme, alto 7 metri. Per l'epoca fu un vero record. Non se ne conoscono infatti di così antichi di queste dimensioni. E oltre queste porte si apre una meraviglia dell'architettura. L'effetto è voluto. Di colpo ci si trova in questo immenso ambiente vuoto e ci si sente molto piccoli. Così bisognava sentirsi di fronte alle divinità. Questa cupola ha un diametro di oltre 43 metri ed è un vero capolavoro. Ancora oggi è la più grande cupola e muratura portante del mondo. La cosa interessante è che il diametro della cupola è identico all'altezza totale del Pantheon. Insomma, potrebbe starci perfettamente una sfera di oltre 43 metri. È questo uno dei segreti della sua eleganza, ma anche dell'acustica, che è perfetta. Quell'apertura lassù, chiamata oculus, cioè occhio, è stata un'idea davvero geniale. In questo modo entra la luce del sole e il tempio è luminoso. E ciò consente di apprezzare l'immensità del luogo. Questo vuol dire però che quando piove qui, piove dentro per davvero. Il Pantheon era un tempio dedicato a tutte le divinità. Ecco perché è tondo. Le statue stavano all'interno di nicchie ai lati e non esisteva un asse privilegiato, come per esempio all'interno delle nostre chiese. In realtà forse qualche divinità più importante delle altre c'era, come ad esempio Giove. Lo si intuisce anche dal fatto che alcune nicchie sono più evidenti. Le colonne, i marmi, i decori interni non sono praticamente cambiati. Tutto quello che vedete è esattamente quello che vedeva un romano 19 secoli fa. Anche il pavimento è originale. Qui, insomma, hanno camminato l'imperatore Adriano e molti altri imperatori dopo di lui. È stato fatto con dei marmi preziosi che venivano da tutte le parti del Mediterraneo. In realtà, il vero fascino del Pantheon non è tanto nei suoi decori, ma nella sua struttura. È uno dei capolavori dell'architettura e dell'ingegneria di tutti i tempi. Se provate a costruire questa cupola con dei mattoni, crolla subito. Potrebbe star su se fosse in cemento armato, ma i romani non conoscevano il cemento armato. Come fecero allora? Beh, usarono un trucco davvero ingegnoso. Questa cupola, infatti, è un blocco unico, quasi un monolito. È stata realizzata con una colata unica di calcestruzzo a strati successivi, un po' come quando si fanno dei vasi. Ma non era del calcestruzzo qualunque, era speciale. Ed è proprio questo il vero segreto del Pantheon. Il calcestruzzo, come si sa, è del cemento mescolato a della ghiaia. Se i romani avessero usato della ghiaia normale, la cupola sarebbe stata così pesante da crollare. Così, nella parte più bassa, al cemento mescolarono pezzi di travertino, che è pesante. Poi, man mano che si saliva, al cemento mescolarono materiali più leggeri.
prima pezzi di tufo e di terracotta, poi solo tufo e infine pomici. E la pomice, si sa, è leggerissima. Il Pantheon è senza dubbio uno dei grandi capolavori del genio umano, ma paradossalmente nessuno sa chi l'ha progettato. L'architetto o il gruppo di architetti che l'hanno progettato infatti sono rimasti anonimi, ma il loro lavoro è stato perfetto perché il Pantheon, malgrado le invasioni e i terremoti, è ancora qui, intatto, dopo quasi 2000 anni.